partire, ne ho fatto partire il micro. Eccoci qua. Ottima la sua maglietta, beh, molto figa, molto figa. Dove l'hai presa? Dopo te lo dico. Segreto, segreto. Bene. Allora, oggi, vlog di oggi sugli impianti frenanti. Quindi iniziamo la serie sugli impianti frenanti. Iniziamo col main brand, solo perché lo monto io. Ah, ok. Solo per lui. Non per mano. Non perché si trova dappertutto. No, no, solo perché lo monto io. Aspetta, è un po' più in là così ci stiamo tutti e due. Perfetto. Ah, sì, sì, perché sarà la tua bici. Sì. Ti copre. Allora, main brand anche perché è quello, diciamo, più in voga su tutte le bici. Tutte le bici nel senso che si parte da una bici economica, un mountain bike di da primo prezzo, entry level, alla DH, alla corsa, alla gravel, si trova un po' dappertutto l'impianto Shimano. E iniziamo intanto con dire cos'è un impianto freni. L'impianto freni è fatto da tre parti, c'è la leva, la pinza e il tubo che congiunge le due parti. E per quanto riguarda Shimano, l'olio che utilizza è un olio minerale, quello originale è rosso, che si può vedere qui, qui dentro con noi. Però noi nel primo vlog che abbiamo fatto con Dani, Dani vuoi salutare? È sempre qua che lavora, lui nell'elettrovedia si saluta. No, si fa noi più dentro, più noi catteggiamo, lui lavora giustamente. Se qualcuno deve. Bisogna che qualcuno fatturi qua. No, no. Ovviamente sì. Nel vlog che abbiamo fatto sul montaggio del mio impianto XT, sì. Dani mi ha buttato un olio blu. Sì. Perché? Perché il rosso non ti piaceva e mi ha buttato blu. Perché è un olio, un altro olio sempre minerale. Andremo a affrontare i vari oli in un altro vlog prossimamente. Okay. Però diciamo si possono cambiare. Gli oli minerali sono più o meno tutti simili, non sono uguali, sono simili, hanno caratteristiche diverse, ma andremo comunque ad affrontarli in un secondo momento. In un altro, okay. Ma si può fare, non succede niente. Ok. Quello sicuramente sì. L'importante è che sia minerale. L'importante è che sia minerale. Mano vuole minerale. Cosa succede se buttiamo dentro l'olio DOT, altre tipologie di olio? E si può prendere l'impianto e buttare via l'impianto dopo tranquillamente. Ok. Perché si distruggono i gommini, tutto quanto dentro non funzionerà più niente e è facile che non funzioni proprio l'impianto, quindi bisogna andare a sostituire lo stesso. Ok. Quello sicuramente sì. E qui con me ho in mano un impianto Shimano base, diciamo che è molto facile da trovare. È composto da una leva fissa con leva abbastanza lunga, due dita solitamente viene utilizzata. Su questa abbiamo un collarino classico ad anello, su altri più di alta gamma, tipo su quella di Davide, si ha uno spazio sotto per integrare per esempio il comando cambio sulla destra e sulla sinistra il comando telescopico. La pinza che è in dotazione è una pinza con due pistoncini, materiale in resina su questi, per esempio. Ci sono anche pistoncini in ceramica. Come quelli che monto io. Come quelli che monta Davide sulla sua. Altra piccola accortezza, se si vede da lì, se no lo vedremo anche in foto, sugli XT, per esempio, anche i Deor, comunque su quattro pistoncini, il pistoncino anteriore, quello che va verso, diciamo, la ruota anteriore, è più grande e il posteriore è un po' più piccolo, perché davanti abbiamo bisogno di più potenza. Stesso discorso perché appunto su una bici abbiamo il disco più grande davanti e il disco più piccolo dietro. Il concetto è quello, diciamo, riassumendo. Piccola precisazione, abbiamo parlato di impianti a 2 e 4 pistoncini, sì. Quindi cambia anche il potere frenante. Sicuramente sì, cambia il potere frenante, cambia la tipologia di pastiglia, cambiano diverse cose sull'impianto appunto. Solitamente i 4 pistoncini sono più di alta gamma, ci sono 4 pistoncini più economici, 4 pistoncini più dispendiosi. Parlando di Shimano, il Deor, diciamo quello più economico, il Saint o lo Z è quello più di alta gamma, che vengono usate magari anche per settori più di H, magari. Sì, settori di H, settori enduro abbastanza estremi, diciamo, come oppure abbiamo letto in un commento nel video in due video fa, ok, quello riguardo le pastiglie, l'impianto frenante va dimensionato anche in base al peso del rider e della bici messi assieme. Sicuramente sì, certi impianti frenanti che sono buoni, di ottima qualità, magari non sono indicati per un tipo di rider o per un tipo di utilizzo anche. Impianti freni troppo pesanti non hanno senso per
un rider che vuole una bici leggera, o il contrario, se è una bici pesante, un impianto troppo leggero ha i suoi limiti. Ok. Nonostante sia la qualità sia ottimale, quello sicuramente sì. E, altra cosa che vediamo un attimo su questa tipologia qui di freno, ha un attacco diretto. Gli XT, che invece monta su Davide, sullo suo Scott, hanno un banjo, si chiama, che è un attacco laterale, che è diverso, diciamo, una tipologia di attacco sulla bici. Ok. Quello sicuramente sì. Gli Shimano si trovano anche principalmente su bici corsa, bici gravel. Perché? Perché la Shimano, oltre a fare appunto gli impianti frenanti, fa anche gli impianti cambio, tutta la trasmissione. Ok, cioè, quindi niente, vendono l'abbinata. Sulla mountain bike il freno, leva freno e la leva cambio sono due componenti diversi. Okay. Invece sulla corsa, sul gravel, il componente è unico, quindi avere un freno, non si può avere un freno separato dal comando cambio perché è tutto integrato insieme, quindi la Shimano sulla parte corsa è tutto ovviamente integra il loro cambio, può essere meccanico, può essere elettronico, con la leva freno ovviamente idraulico o anche meccanica. Tra l'altro fateci sapere con un commento se fare un blog dedicato, dato che non tutti vanno in mountain bike, con la mia bici da corsa, che è una fascia super bassa Decathlon e monta un impianto Shimano Sora, quindi proprio il più base meccanico, presumo io quello base meccanico, si passa all'idraulico. Fateci sapere se volete fare un blog anche su quel tipo di bici, quindi le leve, che manutenzione, come regolare il cambio delle pastiglie. Fateci sapere con un commento, un feedback sempre Shimano. Sempre Shimano, sì parliamo sempre di Shimano. Shimano appunto, come dicevo, fa di tutto e di più. Parlando invece appunto della manutenzione degli impianti Shimano, abbiamo il bicchierino per fare lo spurgo, che è molto semplice, sicuramente si può fare anche a casa se si ha un po' di capacità, diciamo, di manuali, quello sicuramente sì, sempre attenzione con l'olio che non vada comunque su parti delicate, quindi ad esempio pastiglie, le pastiglie, ad esempio i dischi anche, che magari si sporcano e dopo vanno a sporcare le pastiglie. Allora, tanti lo fanno a casa, sicuramente lo fa anche Davide a casa sua, si acquista l'olio, su olio magari, si acquista il bicchierino, fanno il kit anche con la parte posteriore dove c'è un tubetto con il suo, diciamo, vasetto di scarico, e si può fare tranquillamente a casa, che è anche abbastanza semplice. Shimano anche, confermo, sono anche vari tutorial, comunque sì, uno se lo può fare sicuramente a casa. Una cosa da dire su quest'olio, io dopo... All'inizio non mi è stato spiegato che bisognasse fare la manutenzione dell'impianto frenante, quindi io per 2 anni ho sempre usato lo stesso olio, questo, fino a che il mio impianto non frenava più e non capivo il motivo. Anche un giorno mi è stato detto: guarda, prova a cambiare l'olio, fai uno spurgo, che magari c'è dentro aria. In realtà non è uscito neanche l'olio minerale rosso, ma è uscito proprio un liquido acquoso di colore nero, che poi ho scoperto essere normale di questo tipo di olio una volta che ha esaurito la sua vita. Sicuramente il vedere l'olio sporco sicuramente è un effetto, diciamo, del tempo, un effetto dell'usura, un effetto dello sporco che viene dentro. Difatti il colore così acceso lo fanno anche per avere un riscontro subito visivo dello sporco, perché si vede subito un pezzettino nero su un rosso rosato così acceso, si vede subito, quindi quando si va anche a mettere sul bicchierino, già da lì si ha un colpo d'occhio per capire se è vecchio, se bisogna cambiare quant'altro. Consiglio per una persona che la usa per fare il girettino la domenica, si può cambiare sì, ma è molto meno impattante per una persona che fa enduro, che fa comunque, che lo stressa, che va a far arrivare a alte temperature anche l'olio, meglio cambiarlo più. Io questo lo cambio mediamente 1-2 volte l'anno. Sì, quello blu, quindi devo provarlo. Sì, però sì. Questo 1-2 volte l'anno. All'anno, sì, dopo dipende anche magari da umidità, da quanto si va a scaldare. Una volta all'anno sarebbe ottimale per una persona che la usa, diciamo, frequentemente, anche va a stressare. Chiaramente sì. E una piccola accortezza: se facciamo delle lavorazioni a casa, per esempio il cambio di pastiglia, soprattutto su freni con pistoncini in ceramica, stiamo molto attenti. Il pistoncino in ceramica è molto bello. Ha le caratteristiche, diciamo, che disperde, è isolante, quindi fa disperdere il calore alle pastiglie,
quindi non va a emanare il calore sulla pinza, ma va a farle disperdere direttamente dalle pinze. Però è molto delicato, quindi o andiamo con questo divaricatore qua, con le pastiglie su, mi raccomando, ad aprire i pistoncini. Quindi andiamo sulle pastiglie, non sui pistoni. Sì, abbiamo solo i pistoncini, non abbiamo le pastiglie. Utilizziamo delle leve in plastica, per esempio quelle per le smontaruote. Perfetto. Piano, e li facciamo rientrare in sede. Mi raccomando, diamo una pulita prima di tutto. Sono ceramica, è delicata. Capita che si rompono, purtroppo Shimano non dà il ricambio del pistoncino solo, bisogna cambiare tutta la pinza o anche tutta la leva, o tutti i pezzi, diciamo, sono a blocco, meno male. Quindi stiamo molto attenti su queste cose, soprattutto che sono delicate. Altra accortezza legata al precedente vlog sui dischi: io ho sostituito i dischi mentre il montaggio dell'impianto mi è stato fatto con i dischi vecchi, quindi usurati. Quindi noi adesso dovremmo andare a ributtare un po' di olio all'interno dell'impianto per portarlo in pressione, giusto? Sì, allora, per assurdo, se tu avevi dischi usurati, mettiamo su dei dischi nuovi, lo troviamo più carico, sì. Più carico, diciamo, quello sì, sicuramente. Oppure se devo mettere un disco maggiorato, un po' più spesso, da 1,8 si passa a 2, solitamente se non si riesce più a pinzare resta frenato, perché appunto non abbiamo più la corsa del pistoncino. Però con lo Shimano è molto pratico. Con lo Shimano molto si apre il bicchierino, magari se va in pressione uscirà un po' d'olio, si pulisce, ma non succede niente, basta richiudere tutto. Quando andiamo a fare uno spurgo, si parte da una posizione orizzontale della leva, per dopo portarla, quando andiamo a chiudere l'impianto e avere solo il bicchierino, andiamo a premere più volte in posizione, diciamo, verso il basso. Faremo un tutorial. Faremo un tutorial per quello. E dare delle piccole fortezze, diciamo, ai nostri. Altre cose che ti vengono in mente sugli impianti Shimano? Allora, l'impianto Shimano, le leve dell'impianto Shimano sono destra o sinistra. Per esempio, qui in mano io ho un impianto sinistro, quindi vuol dire che all'anteriore abbiamo già un tubo in dotazione da un metro, con la leva a sinistra che rimarrà solo a sinistra. Lì invece, come scatola, abbiamo una leva destra dello Shimano con un tubo più lungo per il posteriore. Ok. Vogliamo avere, diciamo, a destra l'anteriore, dobbiamo sfilare il tubo e metterlo dall'altra parte. Cosa è quella? Possibile. È possibile, però se rompiamo la leva, dobbiamo sostituire la leva, deve essere o quella destra o quella sinistra, non sono intercambiabili tra le due. Cosa che altre fanno, ma vedremo in altre puntate. Assolutamente. Ci sono altra piccola leva, scusa, sì. Finisco il discorso, sì, della leva. Questa è una leva a due dita, invece Davide ha una leva a un dito che è più corta. Ok, quello sicuramente sia. Altra cosa fondamentale: io avendo su un impianto con una leva simile a questa in precedenza, ho notato che la regolazione del reach, ok, ovvero la distanza tra la manopola e la leva del freno, in questo tipo di impianti c'è una micro brugola che bisogna star là a cercare. Il limite, se ricordo male, è abbastanza scomoda, quello sicuramente. Mentre su un impianto di alta gamma come l'XT che ho montato, c'è comodamente l'apposita ghiera da ruotare per allontanare o avvicinare la leva. Quindi, rispetto solitamente anche alla grandezza della mano, io la mano grande mi piace averla abbastanza fuori per andare appunto ad agire con la prima falange. Ok. Io sono più piccola. Piccola, ci sono clienti, ahimè, che se ne sono sprovvisti perché c'è stato un incidente e ha dovuto metterla molto molto vicina perché non ci arrivavano, purtroppo. Purtroppo capita, però con questa regolazione sicuramente vanno ad agire tranquillamente sul freno senza problemi. Ok. Sì. Altre cose che ti vengono in mente? Altre cose? Shimano. Intanto abbiamo detto che coprono tutte le tipologie di bici, tutte le tipologie di clienti, e ogni persona ha idealmente il suo impianto di riferimento. Quindi, come dicevamo, un rider come te, che sei 1,90, sei comunque pesante perché sei alto, quindi sei in forma, ma sei pesante giustamente di più rispetto a me. Aggiunti i 25 kg, 30 di unibike, passi ampiamente il quintale. Ampiamente, sì, proprio senza neanche. Quindi, magari un impianto a due pistoni, un impianto poi estremo.
Ce l'ho sulla mia cross country che pesa sui 10 kg e sono, diciamo, al limite. Ok. Hanno dei dischi, però per fare le discese quelle tranquille, perché con cross country comunque front non faccio discese estreme, okay, diciamo sono al limite, ma mi bastano. Se ho un enduro comunque faccio discese un po' più impegnative, sicuramente sono sottodimensionati, ahimè. Quindi bisogna andare ad avere un impianto più potente. Ti faccio le ultime due domande. Modulabilità dell'impianto. Ovvero, io ho un dibattito aperto da 2 anni con Ciccio Roans sul fatto del fatto che Shimano, secondo lui, non è modulabile, secondo me invece è super modulabile. È una questione soggettiva? È vero? È falso? Dipende dal brand? Dipende da cosa? Dipende da tanti fattori, solitamente in primis dalla tipologia di leva, da come è fatto lo spurgo, anche dall'olio che c'è dentro, dalle pastiglie, dal disco, quindi ci sono tante cose, diciamo, che vanno un attimino a variare. E sicuramente Shimano comunque in generale è molto modulabile, okay, sicuramente quello sì, ovviamente magari una pastiglia più morbida è più modulabile, comunque se mettiamo solo una pastiglia dura sullo stesso impianto Shimano c'è molta differenza, okay, più metallica è secca, diciamo, la frenata, dall'altra parte invece è molto più modulabile sicuramente. Vi do un mio feedback, io avendo su i freni che avevo prima, gli Shimano 4 pistoncini base, ok, ho dovuto mettere un disco maggiorato davanti per riuscire a fermarmi, ok? Però quel freno era poco modulabile perché avendo poca potenza sull'impianto e un disco enorme, era abbastanza on-off, in mezzo c'avevo poco spazio. Mi sono accorto, provando questo impianto e tornando a un disco inferiore, quindi 203, mi cambia la vita, riesco proprio a percepire quanto le pastiglie stanno premendo sul disco. È una cosa incredibile, quindi anche il costo dell'impianto, perché non è un impianto economico quello che ho montato, no, sicuramente quello no, assolutamente, ha oggettivamente dei benefit durante il riding, quindi non è che più spendi solo per fare il figo o quant'altro, ma proprio a livello di riding io, da principiante, da utente medio, mi sono accorto di avere dei benefici. Sicuramente sì, diciamo, da quello che aveva prima a questo cambia tutto, cambia la pinza, cambia il tubo e cambia anche appunto la leva. I 3 componenti che inizialmente abbiamo detto, quindi è normale e giustamente anche deve essere diverso uno dall'altro. Se la signora mi va avanti e indietro per la ciclabile non li cambierà tantissimo, però per un rider che mi fa le discese e impegnative, che ha bisogno di una frenata appunto modulabile come Davide, si sente la differenza, quello sicuramente sì, anzi. Perfetto, secondo me abbiamo toccato un po' tutti i punti degli impianti Shimano in modo generico. Se volete qualcosa di specifico, se aumentate, noi facciamo un video dedicato più che volentieri. Certamente. Fateci sapere con un commento se volete anche il video sullo Shimano Sora, quindi quello bici da corsa, entry level, base, manutenzione, cosa fare, cosa non fare, accorgimenti e quant'altro. Regolarlo anche perché il meccanico è un po' più complicato da una parte e semplice dall'altra. Ma vedremo e affronteremo questa cosa insieme. Lasciate un like, un commento e ci vediamo al prossimo video. It sound right, boy.